dico io. Neri. Quale? Quella lì. Quella lì col tetto. Della mamma. Sì. Dolmen del Monte Freddone. Riprese dalla collinetta erbosa, dal masso del puntatore. Questa è la località Maini. Adesso l'avviciniamo, cioè l'allontaniamo per far vedere il Monte Freddone. Lorenzo, vuoi spiegare il fenomeno del sole nel mese di luglio? Sì, questo è un fenomeno che all'incirca è visibile lungo questa cresta erbosa dei Maini nella seconda settimana di luglio sostanzialmente. Poi è una cosa ancora da appurare meglio per capire esattamente nel corso dei giorni come si sposterà il fenomeno lungo la cresta di questa sella erbosa che domina Puntato. Praticamente al tramonto, poco dopo le ore 19, il sole tramonta esattamente dietro il foro e ovviamente c'è un raggio che dal foro illumina il punto dove ci troviamo noi. Però anche nella parte più alta, diciamo, della collina. Sì, oltre è un fenomeno da studiare ancora, perché ovviamente, come accade anche a Pruno con l'alba sostiziale col Monte Forato, da un giorno all'altro si sposta, certo, questo raggio che passa dietro il Monte Forato. E anche qua probabilmente accadrà la stessa cosa, quindi ci sarà un margine di manovra di alcune decine di metri che andrà valutato. La festa in Puntato si svolge la seconda domenica di luglio. Quindi da un anno all'altro c'è una variabilità di circa 6 giorni, da un minimo a un massimo, e quelli sono i giorni in cui qua si vede il fenomeno. Ma questo fenomeno cioè, comprende anche la zona poi della chiesina di Puntato e la girandola dei Pennati? No, la sulla... chiesina no. Però dov'è la girandola dei Pennati si vede contestualmente al raggio che passa dietro a quella struttura, quella specie di struttura che vediamo sul Freddone. Il sole illumina anche proprio la punta della quota dove si trova la girandola dei Pennati. Il masso praticamente della girandola, quindi potrebbe essere, diciamo, un fenomeno astronomico che comprende un po' tutte le strutture di Puntato. Che comunque, anche se questo dolmen del Freddone che stiamo osservando adesso è naturale, tra virgolette, perché ancora proprio da vicino non l'abbiamo studiato, però diciamo che comunque veniva usato probabilmente come un osservatorio astronomico, come un osservatorio per i culti del sole. Beh sì, bisogna approfondirle queste cose, ovviamente, certo. Noi ora possiamo solo prendere atto del fenomeno, certo, poi attraverso il fenomeno capire quali potevano essere le connessioni. Perfetto.